universo parallelo, la Sinclair non fallì nel 1986, cercando di costruire un triciclo elettrico o un computer a 32 bit pieno di bug con dei microdrive assolutamente inutili. Ma in questo universo, Clive Sinclair creò invece il perfetto antagonista del Commodore Amiga e dell'Atari ST, lasciando aperta per altri 10 anni la sfida tra Commodore e ZX Spectrum. Questo computer fu annunciato in realtà proprio sulle pagine di Your Sinclair e Sinclair User, le riviste più famose degli anni 80 in Inghilterra, suscitando l'ammirazione di tutti i fans e un po' di sgomento anche nel mondo Commodore. Il progetto rimase nella fase prototipale ed era stato denominato Loki. Trovate tantissime informazioni su questo argomento all'interno del mio libro Commodore 64 vs ZX Spectrum, e prometteva appunto di essere una macchina estremamente potente, performante, con una grafica evoluta, un chip per gli sprite, chip sonoro stereo e tanto tanto altro ancora. Purtroppo invece nel nostro universo tutto ciò non accadde. La Sinclair fallì, venne venduta, anzi acquisita, dalla Amstrad, che non fece altro che trasformare lo ZX Spectrum in una macchina da gaming fino alla fine dei suoi giorni. Almeno finché nel 2010 qualcosa non cambiò. Ma facciamo un piccolo passo indietro per capire come si è arrivati alla creazione del Sinclair ZX Spectrum Next. Pochi, anzi pochissimi, sanno che lo ZX Spectrum visse una vita alternativa al di fuori dell'Inghilterra. Quando tutti pensavano che l'era 8-bit fosse definitivamente terminata, lo ZX Spectrum fu clonato e, come nei migliori film di fantascienza, divenne il computer più venduto e diffuso in assoluto in Russia e nella maggior parte dei paesi dell'Est Europa, generando orde, nuove orde di programmatori e giochi assolutamente incredibili, affascinanti ancora oggi, dove appunto troviamo ancora una grandissima produzione di altissimo livello. La medesima cosa accadde anche in Sud America, dove la Timex, la fabbrica della Sinclair portoghese, esportò sotto forma di Timex 2068 una macchina molto simile allo ZX Spectrum, cercando di penetrare il mercato americano senza alcun tipo di successo. Anche perché ormai la Commodore aveva preso la totalità del mercato, quindi era difficile entrare in una competizione del genere. Ma l'azienda sudamericana Micro Digital cercò di clonarlo successivamente, quindi creò un clone dello ZX Spectrum, vincendo addirittura la sfida con il Commodore 64. Questo accadeva perché in quel momento non era possibile, per delle leggi che esistevano appunto in tutto il Sud America, una sorta di embargo tecnologico, non era possibile importare microcomputers dagli Stati Uniti. La Commodore stessa dovette inviare i propri componenti e farli assemblare da un'altra azienda che si chiamava Drean, e infatti troviamo dei Commodore sudamericani con il marchio Drean. Ma la Micro Digital si portò avanti, la Micro Digital Elettronica creò prima il clone dello ZX81 chiamato TK85 e poi successivamente nel 1986 un eccellente clone dello ZX Spectrum chiamato TK90X, venduto per la mostruosa cifra di 3.000 cruzeiro fino alla metà degli anni 90. Nel 2010 Victor Trucco, hacker e ingegnere elettronico brasiliano, pensò di realizzare una scheda clone per sostituire quelle ormai defunte del TK90X e del suo successore TK95. Insieme all'amico Fabio Belavenuto annunciarono un firmware chiamato TB Blue, Trucco Belavenuto Blu, da applicare ad una scheda appunto per hobbisti. Tutto questo fu possibile e facilitato dalla diffusione delle FPGA, l'acronimo sta per Field Programmable Gate Array, ed è un tipo di circuito integrato che può essere programmato e riprogrammato dopo la produzione. Consiste in una matrice di blocchi logici programmabili e interconnessioni che possono essere configurate per eseguire varie funzioni digitali. In questo modo si riesce ad emulare facilmente qualsiasi processore o circuito più complesso con un singolo chip. Essendo una tecnologia del 1985, viene considerata comunque accettabile ed accettata dagli amanti del retrocomputing, a differenza invece degli emulatori che spesso fanno storcere un po' il naso. Anche se la storia dei cloni moderni risale addirittura al 2004, grazie ad una invenzione di Mario Prato, che fu tra i primissimi a creare
un clone FPGA dello ZX Spectrum. Stiamo parlando del Chrome, che si è poi evoluto appunto nel Badaloc. Questo fu appunto uno dei primissimi tentativi di costruzione di un clone moderno dello ZX Spectrum. Questo ispirò chiaramente anche Victor Trucco, poi successivamente alla creazione del proprio clone. Troviamo una lunghissima intervista a Mario Prato sempre all'interno del mio libro, per chi volesse approfondirlo. Mentre su Wikipedia troviamo una bellissima pagina dedicata alla lista dei cloni dello ZX Spectrum. Anche questo argomento è stato ampiamente trattato all'interno del libro, ma può essere approfondito appunto attraverso i vari link che trovate su Wikipedia. Come dicevo, Victor Trucco pensò di creare una prima versione con componenti discreti, quindi i famosi TTL, lo stesso sistema che troviamo nei cloni dell'Harlequin di SuperFaux, per intenderci. Ma avendo a disposizione anche la tecnologia FPGA, ha pensato appunto di svilupparlo su questo tipo di processore. La scheda fu venduta obisticamente ad alcuni acquirenti brasiliani e riscosse subito e immediatamente molto successo, tanto che Victor pensò di contattare un suo amico, Enrique Olifiers, che viveva in Inghilterra. Enrique, essendo un uomo d'affari e anche un ex utente dello ZX Spectrum, colse l'occasione per proporre qualcosa di più grande. Questo perché la sua azienda aveva già rapporti con Sky BB. Sto parlando dell'azienda Sky, che tutti conosciamo, e che acquisì negli anni passati i marchi Sinclair e Amstrad. Quindi comunque per avere l'ufficializzazione di questo prodotto era necessario avere il marchio da Sky. Si pensò quindi di creare una macchina più professionale, più avanzata, per poter avere finalmente, ad esempio, una grafica 3D, ma cercando di rimanere in alcuni confini abbastanza tipici. Se questa macchina fosse stata lanciata nei primi anni 90, che cosa avrebbe avuto? Quindi quello fu il punto di demarcazione. Così si pensò di ottenere una macchina con della grafica molto simile al Mega Drive o al Super Nintendo, ma mantenendo le caratteristiche dello ZX Spectrum originale, e allo stesso tempo cercare di creare un design unico ma affine a quello che sarebbe stato il design della Sinclair. Chiaramente nel progetto furono coinvolti altri personaggi, anche se i principali, vi ricordo, sono Victor Trucco, Fabio Bellavenuto, Enrique Olifier e Rick Dickinson. Rick Dickinson era il designer ufficiale della Sinclair, un vero talento spesso osannato anche dai nuovi designer, lo stesso che disegnò lo ZX80, ZX81, ZX Spectrum, il Plus o Plus e il Sinclair QL, uno dei pochissimi super esperti di design industriale anglosassone. In questo modo lo ZX Spectrum avrebbe assunto le caratteristiche di un vero Sinclair ZX Spectrum. A seguire vennero coinvolti altri ingegneri e programmatori, come ad esempio Allen Albright, che appunto è dietro la programmazione del firmware che lo rende ancora più potente e capace appunto di essere più flessibile rispetto a quello originale. Gary Lancaster, che ricordiamolo essere il mago dietro il Next ZX OS. Gary Lancaster ha anche riprogrammato, ad esempio, le ROM dello ZX Spectrum Plus 3 per poter alloggiare e quindi diventare compatibile anche con l'interfaccia IDE in tempi più moderni. Il sistema operativo di Gary è sicuramente il più potente mai realizzato per un 8-bit ed è anche ovviamente l'uomo dietro al Next Basic. Troviamo poi Michael Cadwalader, che si occupa di mantenere un po' tutto il progetto, e una specie di capofila, insomma, che mantiene tutti quanti nella stessa direzione. Jim Bagley, che noi tutti conosciamo e che troviamo intervistato sempre all'interno del mio libro, che è tra gli sviluppatori più influenti sullo ZX Spectrum Next. Phil Candy, che è ora diventato il successore di Rick Dickinson, che purtroppo scomparve nel 2018 senza poter vedere lo ZX Spectrum effettivamente realizzato, ed è ora il corresponsabile del design dello ZX Spectrum. È quello che poi in questo Kickstarter si è occupato anche di fare delle piccole modifiche al design del case per renderlo più robusto e più efficace. Infine Phobos Dokos, con cui ho collaborato anche alla realizzazione di alcuni manuali in italiano dei giochi prodotti dalla WASP,
ed è un artista e musicista dietro i nuovi giochi dello ZX Spectrum Next. Infatti lo troviamo come autore, appunto, coautore del gioco Exploding Fist e autore del manuale, dello splendido manuale nuovo contenuto nel nuovo Kickstarter dello Spectrum Next. Un manuale completamente, diciamolo, ridisegnato da zero e fatto in maniera estremamente funzionale per poter imparare il basic molto molto più velocemente di prima. Ma l'arma segreta del Sinclair ZX Spectrum sono gli utenti, come ha spesso detto Victor Trucco, gli utenti che hanno finanziato il progetto come me, come voi, e che hanno creduto fino in fondo nonostante la marea di avversità che si sono scagliate contro il progetto. Questo è il vero segreto del successo dello ZX Spectrum Next. Senza gli utenti che lo hanno finanziato sarebbe stato impossibile realizzarlo. Ma andiamo a vedere le caratteristiche dello Spectrum Next. È un processore Z80 in modalità turbo, quindi da 3.5 MHz della velocità standard dello Spectrum a 7 MHz e 14 MHz che trovavamo anche sui cloni dello Spectrum Baltico fino a 28 MHz. Vi ricordo che lo Z80 fu sviluppato fino a 20 MHz come tipo di processore. La memoria parte da 1 MB di RAM ed è espandibile fino a 2 MB di RAM. Queste opzioni erano poi possibili selezionarle all'interno del Kickstarter per chi volesse spendere appunto di più ed avere la versione accelerata della macchina, quindi una sorta di ZX Spectrum Next Plus. La modalità video ha due palette di colori, una 256 e una 512, e una risoluzione di 256x192 e quella alta risoluzione 640x256. L'uscita video è modalità RGB, VGA e HDMI, sia a 50 Hz sia a 60 Hz. L'hardware che è stato aggiunto, oltre appunto al processore, è lo Sprite Hardware, il DMA, il Copper, la ULA Plus, che è una nuova versione della ULA acquistabile anche separatamente e installabile all'interno dei vecchi Spectrum o dei cloni TTL, e il Layer 2 che vediamo poi spiegato nel manuale. La memoria di massa è uno slot SD posto di lato a cui possiamo accedere anche con il PC e caricare dentro i nostri file, ed è poi ovviamente la memoria di massa dello Spectrum Next per poter salvare e caricare i nostri programmi o i giochi. L'audio ha un improvement pazzesco, abbiamo ben tre chip AI38912 a 9 canali stereo con più due uscite DAC a 8 bit. Riguardo ai joystick abbiamo due porte anteriori compatibili con Cursor Campson Interface. Quando noi lanciamo i giochi ci viene chiesto quale tipo di joystick vogliamo emulare da quelle porte, ed è configurabile via software. La porta PS2 invece posta sempre dietro ci permette di aggiungere un mouse oppure una tastiera estesa. Con il Next possiamo supportare anche le vecchie cassette, quindi abbiamo la possibilità di avere una porta mic per poter caricare da nastro i vecchi giochi e magari restaurarli, quindi possiamo caricarli e fare uno snapshot con il pulsante e salvarli poi sulla SD, ma in modo veramente rapido e veloce. Un sistema perfetto per recuperare i vecchi software. Possiamo ovviamente anche salvare sulla cassetta come si faceva un tempo. Mentre la porta di espansione dietro, il bus classico, diciamo, dello ZX Spectrum è compatibile, retrocompatibile con tutto l'hardware esistente. C'è poi una scheda di accelerazione opzionale che viene appunto venduta nella versione accelerated dello ZX Next, che aggiunge una GPU CPU a 1 GHz e una RAM supplementare da 512 MB. Possiamo collegarlo al Wi-Fi attraverso il modulo Wi-Fi interno per poterci collegare anche a una rete e giocare online con i prossimi giochi del Next, e ovviamente un orologio in tempo reale, quindi abbiamo un orologio interno sincronizzabile con la macchina. Lo Spectrum Next offre una serie di esperienze, quindi perché acquistare uno Spectrum nel 2023? Ovviamente le esperienze vanno dai nuovi giochi, quindi la possibilità di divertirsi in maniera ludica con il computer, alle app di connettività internet, incluso il portale di Teletex e il supporto multiplayer, come dicevo. È anche uno strumento per imparare a programmare
partendo appunto dal Basic, dal Next Basic, che è veramente semplice e super potente. Possiamo proprio programmare dei giochi con gli sprite direttamente dal Basic, per poterci poi avviare pian piano nella programmazione più sofisticata del linguaggio macchina. Come dicevo, la CPU è uno Z80, quindi qualunque libro sulla programmazione dello Z80 può funzionare con questo computer ed è la velocità fino a 28 MHz. Questo ci permette di poter addirittura creare giochi di grafica e poter giocare anche a giochi di grafica vettoriale molto lenti sulle macchine precedenti e trovare appunto una rapidità di risposta rispetto a quello che succedeva in passato. Possiamo vederne alcuni esempi, per esempio, con i giochi con il sistema FreeScape. E il nuovo chip hardware e il sistema DMA possono letteralmente concorrere con i 16 bit che poi noi vedemmo negli anni 90, quindi siamo in grado di avere degli sprite molto colorati e velocissimi ed ottenere un aspetto grafico visivo veramente veramente eccellente. La versione accelerata, come dicevo, dispone di un Raspberry Pi 0 all'interno che ci permette appunto di aggiungere una GPU 3D 512 MB di RAM, tantissimi, e un processore, diciamo, ARM supplementare. Ovviamente anche gli Spectrum che non lo possiedono possono aggiornarsi, quindi basta acquistare un Raspberry Pi 0 ed installarlo all'interno per ottenere questo tipo di improvement. Prendo spunto da alcune domande che mi sono arrivate in questi giorni e tanti mi chiedono se lo ZX Spectrum Next è un emulatore. In realtà no, perché come dicevo è basato su tecnologia FPGA e quindi non utilizza un'emulazione software. Lo Spectrum Next, vi ricordo, è compatibile con tutti i giochi per lo ZX Spectrum, anche quelli che poi non erano compatibili tra le varie macchine della Sinclair. Alcuni infatti non giravano sul ZX Spectrum Plus 3 e adesso siamo in grado di caricarli tutti all'interno di questa macchina, oltre ovviamente a tutti i software che utilizzavano il sistema del mouse AMX o Kempston. E possiamo ovviamente giovare dell'uscita HDMI e quindi sparare il nostro ZX in qualsiasi monitor moderno, nonché TV moderne. La SD card che noi utilizziamo all'interno è una card classica, quindi è molto economica e possiamo formattarla FAT32 per renderla subito compatibile con il Next. Chiaramente diventa più semplice anche caricare i giochi dall'SD card piuttosto che attendere 10 minuti per il caricamento dalla cassetta. Riguardo la retrocompatibilità, come dicevo, non è soltanto compatibile con la serie dello Spectrum, abbiamo anche una retrocompatibilità totale con lo ZX81, quindi anche tutti i software dello ZX81. Riguardo ai monitor, come dicevo, oltre all'uscita HDMI abbiamo un'uscita VGA che è sincronizzabile con qualsiasi monitor CRT o LCD, quindi il computer, quando verrà avviato, si autosincronizzerà con il monitor di riferimento. Saremo poi noi in grado di confermare la scelta una volta che la nostra immagine sarà chiara e pulita. Quindi effettivamente è in grado di lavorare con qualsiasi display. Riguardo la ULA Plus che è contenuta all'interno, per poter sfruttare la ULA Plus sui vecchi giochi dovremo caricare prima un file palette creato appositamente, per cui poi tornare a giocare con i vecchi giochi con una nuova palette, come ad esempio in Cybernoid 2, Commando, Terra Cresta e tanti altri giochi che implementano questa feature. La tastiera, come vediamo, è molto molto simile a quella del Sinclair QL, quindi l'ultima incarnazione della tastiera Sinclair, ma ovviamente i tasti sono a farfalla, quindi non quelli classici a bottone di plastica. La membrana è molto più resistente, quindi non si danneggia in alcun modo. Sia il firmware sia il sistema operativo dello ZX Spectrum Next possono essere aggiornati nel tempo. Questa è una comodità perché ovviamente man mano che vengono sviluppati nuovi software e nuovo hardware è possibile aggiornare la macchina continuamente, cosa che era impossibile in passato e questo ci permette di renderlo estremamente longevo. Quindi troviamo aggiornamenti del sistema operativo abbastanza facilmente qui sul sito dello specnext.com, quindi anche sotto risorse e downloads troviamo i distro relativi ai nuovi sistemi che possiamo scaricare liberamente e piantare dentro la nostra SD card in maniera molto rapida e veloce. Qui c'è anche un tutorial su come poi aggiornare le varie configurazioni. Le utilities che possiamo scaricare per poter lavorare appunto anche con la musica, le vedremo in alcuni video. I drivers
e gli aggiornamenti del firmware, che come vediamo vengono costantemente. L'ultimo è del 14 dicembre, appunto, e fa riferimento all'HDMI per queste nuovissime macchine. Sotto risorse troviamo la libreria di software, che ormai è vastissima, quindi troviamo tantissimo software. Il coding, tutto ciò che riguarda appunto l'utilizzo dell'assembler o del design degli sprites. Quindi abbiamo qua tantissimi tutorial anche di Jim Bagley per poterci divertire subito nel coding dello Spectrum Next. E il Developers Headquarters ci porta in una pagina appunto dedicata allo sfruttamento della programmazione dello Spectrum Next. Qui troviamo una marea di tutorials, come vediamo, quindi impossibile non imparare ad utilizzarlo, oltre al wiki, che appunto è tutto il riferimento testuale del sito. Ogni informazione e aggiornamento lo troviamo sotto News General, qui in questo caso tutti gli aggiornamenti sulla realizzazione e spedizione, come vediamo, delle varie macchine che si sono susseguite, partendo sin dall'inizio, quindi dalla creazione del progetto, come vediamo, oltre al forum e allo shop dove spesso troviamo merchandise. E la possibilità di acquistare a volte alcune macchine invendute. Come vediamo ora è tutto sold out, quindi difficilmente troveremo nuove macchine in vendita in questo momento. Ma possiamo acquistare ad esempio il manuale. Il manuale torna utile anche per chi ha cloni dello ZX Spectrum Next, perché è un progetto open source, per cui è chiaramente possibile acquistare anche dei cloni del Next. In questo caso io anni fa acquistai un clone chiamato appunto NGO. Ho preso questo blu che vedete qui, è chiaramente identico allo Spectrum Next in tutto e per tutto, compresa RAM, espansioni, eccetera, eccetera. Costa chiaramente un po' di meno ed è possibile acquistarlo sia come scheda sia come diciamo kit completo con il case. In questo caso ovviamente rinunciamo alla tastiera ufficiale dello Spectrum Next disegnata da Rick Dickinson, ma comunque rimane compatibile con tutti gli aggiornamenti del Next, anche col sistema operativo. Quindi sempre nella pagina appunto di Next troviamo poi la possibilità di scaricare aggiornamenti del sistema per il Lengo ed altri cloni del ZX Spectrum Next. Per chi ovviamente ha perso il Kickstarter e vuole mettere le mani su questa macchina, il mio consiglio è di passare da Ultimate Mister FPGA, che si trova in Spagna, quindi la spedizione verso l'Italia non è caricata dalle tasse doganali ed è il modo migliore per avere un Next a costi più contenuti. Anche se li troviamo out of stock, vi consiglio di contattare il sito, perché sicuramente hanno qualche macchina in magazzino. Il sito è anche ottimo per poter acquistare le membrane di ricambio dei vecchi ZX Spectrum, nonché le tastiere di gomma. Quindi troviamo qui diversi tipi di tastiere, come vediamo, e le membrane sia per lo Spectrum classico sia per il Plus o il 128K ToastRack. Le membrane sono di ottima fattura e il prezzo è veramente eccellente, considerando che sono incluse di IVA e prive di dazi doganali. Quindi chi vuole fare un aggiornamento o sostituire la propria membrana, sicuramente il sito di Ultimate di Mister FPGA è il sito adatto allo scopo. Ovviamente il sito poi propone anche altre cose, ma nel campo Spectrum mette a disposizione i case, come vediamo, le membrane, i joystick, che sono super compatibili con il Next. Io utilizzo proprio questo qui che vedete in foto. Come vi dicevo, il sito è affidabile, ve lo consiglio. Per cui se vi trovate appunto in Italia e dovete acquistare componenti di ricambio per lo Spectrum o appunto un clone dello ZX Spectrum Next, sicuramente è il sito più affidabile in questo momento e più affidabile e più economico in questo momento. Tornando allo Spectrum Next, un'altra domanda è stata: quali sono le differenze rispetto al Kickstarter 1 dello ZX Spectrum Next? A livello di software, a livello di sistema operativo è la stessa identica macchina, quindi potete tranquillamente anche cercare un Kickstarter 1 usato per poter comunque giovare dello Spectrum Next. Le differenze, come ho raccontato insieme a Enrique, sono relative alla sostituzione di alcune componenti che non potevano più essere prodotte durante la fase del Kickstarter 2.